C'è un po' di rumore. Spero di no, spero che riusciate a sentirmi. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Il video di oggi voglio farlo stile vlog, perché è da tanto che non faccio un vlog in tempo reale. Macchina che passa. Voglio introdurvi il video che ho fatto a casa dei miei nonni. Ho filmato come fare gli gnocchi. Gli gnocchi. Most difficult Italian word to pronounce ever. Gnocchi. It has the sound G-N. Gnocchi. You can find a video lesson on how to pronounce the G-N sound in Italian. If you want to check that out, I will link it in the info box below. Per prima cosa dovete far bollire le patate in acqua bollente finché non raggiungono una consistenza morbida e la buccia si toglie facilmente. Poi, come seconda cosa, schiacciate le patate con uno schiacciapatate e unitele alla farina. Vedrete che la buccia rimarrà nello schiacciapatate, quindi non dovete preoccuparvi. Poi, il terzo passaggio è quello di aggiungere un uovo e cominciare ad impastare. Aiutatevi prima con una forchetta e poi fate con le mani, così come nel video. Poi impastate fino ad ottenere una pasta soda e omogenea. Togliete i pezzetti di buccia che trovate, se li trovate, e aggiungete della farina se necessario. La farina infatti può aiutarvi ad impastare meglio. Poi fate delle strisce di pasta e tagliate gli gnocchi della grandezza che preferite. Potete farli piccolini oppure più grandi. Se però non volete lasciarli così lisci, potete utilizzare una grattugia per decorarli e vedete che vengono un po', diciamo, a tartaruga. Così. Poi buttate gli gnocchi nell'acqua bollente e salata, aspettate che vengano a galla, quindi aspettate 3 minuti circa, e poi li dovete togliere, perché altrimenti diventano molli, diventa una pappa e non sono più buoni. Quindi poi li mettete nel sugo che avete preparato. Buon appetito! If you ever try to make gnocchi, let me know and send me some pics because I would like to see them. I hope you enjoyed this video. Thumbs up if you did. Spero che vi sia piaciuto questo video. Pollice in su se vi è piaciuto. Don't forget to subscribe to my channel if you haven't already. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Grazie mille per aver guardato questo video. Thank you so much for watching this video. I'll talk to you very soon. Ci sentiamo molto presto. Ciao ciao. The sound ny is always followed by a vowel and it makes it easier to pronounce the sound inside the word. Gnomo, lasagna, lasagne, ragni, gnu. So remember that practice is the key. Thank you for watching, guys.